Bella ragazzi, allora ho preparato questo video per darvi dei consigli. Diciamo che sono più consigli per chi magari si è avvicinato al gioco da poco. Questi sono consigli che avrei voluto ricevere io quando ho iniziato a giocare, perché ho fatto un botto di errori. Comunque, allora, prima cosa, attenzione ai punti. Questi sono i punti attributo, mentre questi sono i punti talento. I punti attributo non si possono resettare, siete costretti a creare un nuovo personaggio, mentre i punti talento si possono resettare, basta che andate da un bistori, costa 100.000, pagate e ve li resetta subito. Io vi consiglio di puntare a capacità tecnica, perché vi permette di creare oggetti leggendari. Capite bene che se li create voi non dovete comprarli. Poi, per carità, li troverete anche in giro per la città, ma il fatto di poter creare è tutta un'altra storia. Altro consiglio, raccogliete sempre armi, armature, ovvio in base al livello, se avete già oggetti leggendari eccetera eccetera non vi mettete a raccogliere magari oggetti base. Perché vi dico di raccoglierli? Perché così potete smantellarli. Oh, molto buono. Adesso vi faccio vedere dov'è, magari vi interessa. Qui, in questo punto c'era una missione. Dovrebbe essere Watson. Ok. E smantellandoli ricevete componenti. Con quei componenti, e ve ne serviranno tanti. Scusa? No, scusi, scusi lei. Andrete poi a creare oggetti. Poi vi consiglio di fare le missioni. Dove sono? Queste qua. Perché trovate oggetti, livellate e fate anche soldi. Aggiungo poi come missione questa qua. Chissà cosa troverai, e solitamente si trova sempre qualcosa di importante. Quindi puntate a queste missioni in mappa. Fate anche spesso un salto nei negozi d'abbigliamento, nei negozi d'armi, perché è facile che trovate progetti o armi leggendarie o armature leggendarie. Adesso proviamo ad andare in quel negozio di armi. Tutto bene? Sto cercando nuove armi. Ecco, questo venditore qui ha un'arma leggendaria e dei progetti interessanti, vedete? Quindi fate questo giro. Negozio abbigliamento, negozio armi, comprate i progetti, dopodiché li create e vi fate anche esperienza. E ora facciamo un salto dal bisturi, ecco, in questo modo, e compriamo, vabbè, io già ce l'ho, ma voi venite qui e comprate il doppio salto, che è questo che ho io. Costa o 40.000 o 45.000, ora non ricordo, comunque uno dei due. Questa abilità è molto importante, perché potete saltare, fare il doppio salto, andare su edifici o piuttosto che scavalcare recinzioni, e anche una cosa fondamentale, non farsi male cadendo. Hai da cambiare un, perché se vi lanciate, adesso cerchiamo un punto dove saltare. Se vi lanciate dall'alto verso il basso, è un problema tuo, non mio. Fate un salto. Dopodiché, quando state arrivando a toccare il pavimento, ne fate un altro. Ecco, così non vi fa... Aia, ecco. Così non vi fate danno. Buttiamoci giù, facciamo un primo salto e il secondo salto. Ecco qua.
Se poi è troppo costoso per voi, vi linko un altro mio video dove fare soldi velocemente. Quindi, gente bella, ricapitoliamo. Abilità, attenzione alle abilità. Potenziamo la capacità tecnica. Raccogliamo sempre tutto per poterlo smantellare, come sto facendo io ora, e raccogliere componenti. Va bene, anche per oggi abbiamo finito. Grazie Tesla. Dicevo, abbiamo finito. Spero questo video sia utile a chi ha iniziato da poco. E nel caso lo fosse, sapete cosa fare? Un bel like. Se invece non vi è piaciuto il video, dislike ovviamente. Se vi iscrivete vi ringrazio. Se volete propormi idee per altri video, fatelo nei commenti. Guardate come... No. Allora, non sono io che faccio schifo a guidare, ok? Provate anche voi a guidare dall'interno. È inguidabile. È inguidabile. Anche la visuale. Però il gioco mi piace. E quindi, bella dallo scanchi.